Petrarca che porta in scena l'Anfitrione di Plauto. È una rilettura dell'Anfitrione facendo una trasposizione fra teatro, cinema, televisione. Cosa ha da dire ancora Plauto oggi? È ancora di scena? Può dare un messaggio importante? È vero che ancora la vita è teatro, il teatro è vita? Vedremo, cercheremo di trovare la risposta attraverso questo divertente spettacolo. A tutti buona visione, grazie. Ma
Ma mi chiamano dalla regia? Sì, c'è un'interferenza. Sì, dalla seconda scalinata del teatro di Palazzola Grede abbiamo una piccola interferenza. Ma non capisco! Ma proprio! Non devi capire niente! Devi stare zitta e muore! Vabbè! E qua è il centro del bunker! Chiedete qui il centro delle riprese cinematografiche! No, perché voi dovete capire che anche la vita è ambigua! E a volte non sappiamo riconoscere l'identità altrui o la nostra stessa identità! Perché dovete sapere che la vita è ambigua! E quando viviamo spesso non sappiamo riconoscere l'identità altrui o la nostra stessa identità. Quei pentiti che vedete intorno a voi sono gli abitanti del grande Ucciardone. Quelli che vedete intorno a voi sono gli abitanti del grande Olimpo. Che a volte perturbano gli affari di noi mortali, trascinando nella nostra vita nella polvere e nell'acido. Che a volte perturbano i nostri affari e trascinano spesso la nostra vita nella polvere e nel fango. Ma ecco Totò Riina, capo di tutte le cosche e di tutti i mafiosi. Ma ecco Giove, padre degli uomini. Accompagnato da Nitto Santopaola, che ha qualcosa da dire. Accompagnato da Mercurio, che ha qualcosa da dire. Nitto! Nitto, vado a fare, Mercurio, dove sei? Vieni qui, perché devo procurarti un'ecchimosi causata da proiettili. Vieni qua, che devi ammazzare, vieni qua, Unnissi! Vieni qui che ti ferisco, vieni qui. E guarda, sta tenuta perché stai ammazzando magari anch'io. Smettila, perché ferisco anche te, adesso chiudo e me la fido. Vengo per ordine di Giove. Il mio nome è Mercurio e sono un dio. È lui. Ma che cos'è una pubblicità per lassativi? Quella che vedete intorno a voi è Tebe, è quella, è la casa di Anfitrione di Savoia Alcmena. Proprio in questo momento Anfitrione è in guerra con il suo esercito, ma prima di partire ha messo incinta Savoia Alcmena. Ora, Giove, che in questi ultimi periodi è sempre in calore, è innamorato di me. Scusate, focoso nell'amore. Ma chi è? Ma sono Mercurio! Non mi riconosci, Mercurio? No. Da quando vanno levato dai termometri non mi riconosce più nessuno. Ah, ecco perché non me lo ricordavo. Dicevo, ora Giove, che è sempre focoso nell'amore, si è innamorato di Alcmena, a sua insaputa ha preso le sembianze di Anfitrione e anche lui l'ha messo incinta. Il guaio è che adesso Alcmena è incinta di entrambi. In questo momento Giove tira con Alcmena che le racconta quello che è successo in guerra. Anfitrione, fai l'amore da Dio. Io sono Giove. Io prenderò le sembianze dello schiavo Sosia che è stato in guerra con Anfitrione. Proprio oggi sono di ritorno da una guerra vittoriosa. Ora, perché voi possiate riconoscerci, io e mio padre Giove avremo questo medaglione aureo, cosa che non avranno né Anfitrione né Sosia. Questi segni nessuno della casa li vedrà, ma voi sì. Ma ecco Sosia che giunge dal porto. Appena arriva, lo caccio di casa. Sarà curioso vedere recitare uomini e dei nello stesso teatro. Avanti anche di scena! Vai a testa la città! Mazzi, che siete l'ari! Non ci assomigliate proprio a mia! Signore, lei è scaramantico! Allora tocca a Ferro, signore! Ah! Buongiorno!
signora, mi scusi, da che ora è? Non mi dispiace. Bella, belli chiedo. Signora, sto bene. Oh! Ma vuoi dire che quella giuseria mia? Magari una faccione però! Mi manna qua, tu la mia, che mi potessero sguattare vivo! Ma il zitto adesso sta rompendo una nave! Adesso, comunque, vado dal Kmeno e ci racconto della battaglia che abbiamo vinto e del cancro d'oro! Ci siamo! Voglio proprio prendermi gioco di lui, dal momento che sono sua coppia. Ma chi è quell'uomo che sta davanti a casa mia? Mazzichellario! Non mi piace proprio! Di Galatici! Si può sapere perché sei venuto e di chi sei schiavo? Vengo qui e sono schiavo del mio padrone. Voi c'è te di fotto quella linguaggio! Fottela! No, non puoi! Sei ancora vergine! Sarebbe questa la tua casa, gli anfitrioni e il tuo padrone? Bellissimo! Allora prendi a calcio, scappi a pugno! Cara mi mano! Che tu casa picchia che mi girite! Sosia sono io! Tu sei un pazzo! Ma sono io, Sosia! Lo schiavo d'anfitrione! Arrivo proprio adesso dalla nave! Sono io, Sosia! Di ritorno da una guerra vittoriosa! Ah sì! Ora ci penso io! Avanti a crescere! Vediamo ora chi deve dare la risposta. E con un dare la risposta, un marzo. Dai, ci canterò. Qual è il trofeo di guerra che abbiamo riportato? La coscia di anfitrione. La banana di anfitrione. Il cancro d'oro. Non la so proprio. La campagna. Signora, lei ha la risposta. No. È la banana. Tutto dorato! Perché l'aiuto del pubblico, vero? No, mi dispiace. Ma lui c'è la faccia di quella della Sabero! E ora, stop al tempo! Devi darmi la risposta. Il cantro d'oro. È la tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo. Che ha cacciato di casa e state il suo schiavo Sosia. Riempirò di pazzia e confusione questa casa.
fino a quando mio padre Giove non si sarà saziato di alcumeno. Ma ecco i due amanti. Ecco Alcmena, io devo andare. Vada alla casa come sempre. Fatto. E riguardati, i tuoi mesi sono alla fine ormai. Devo tornare presso l'esercito. Ma a proposito, ti do nel cantro d'oro come trofeo di guerra. Il cantro d'oro! Oh, il cantro d'oro! Un primo piano! Una foto col cantro! Faccio una foto col cantro d'oro! Scusate, ma che cosa sarà mai questo impegno così importante per cui tu te ne devi andare via da casa così presto, lasciandomi repressa, insoddisfatta, solo dopo 10 ore di amore intenso? Ma io vorrei sapere quanto ti interessa tua moglie. Quanto? Quanto? Ah, ti basta? Ancora una! Il gatto ti sta temendo, quale vuoi? Chissu, vuoi chissu? In caso di tradimento d'amore, preferisci usare il coltello vitellestra o il coltello medesimo? Chissu! Accendo il vitellestra. Vuoi che ti faccio la respirazione bocca a bocca? No, è così mi sfrutto troppo, no, è vero. Allora io vado. Addio. Addio! Dammi tempo, cade peggio! Se ti prendo, ti faccio l'uomo! Cretino per i papero! Gasugno!
a spatte manzutta! Ma certo, ma dici cose che non stanno né in cielo né in terra. Mampi, non te la prendere! Vuol dire che a casa tua c'è un altro schiavo di nome Socia e che ha il mio stesso aspetto! Io che ci posso fare? Non dire stupidaggine! Ah, vai a banana! Ma lei è una banana, mi ha capito! Oh, che abbiamo fatto l'amore tutto!
tutta la notte. Lo hanno assassinato! Alle corna! Durante la nostra assenza è stato commesso un carneficio! E pensi questo tu che sei mio uomo? Io non sono un uomo! Non sei un uomo! Ma come? Sei diventato donna! Sono diventato donna! Sei sempre stata donna! Sono sempre stata donna! Oh, ma che mi fai io? Ma io sono una donna! Lei è una donna! Tu sei un asce! È una donna onesta! In che ho mancato se sono stata con te che sei mio marito? Non so, almeno tu mi riconosci. Ma certo, acetrione! Acetrione! E dico, lei non è la nave, ho anche i miei testimoni! E io sono una donna onesta! Io onesta a parole! Sei anche bugiarda come donna! Innamorata! Sì, la voglio, bugiarda di prima categoria! E adesso questa donna non ama più quest'uomo! Uomo? Io non lo so più chi sono. Guarda, sai che cosa faccio, donna? Ora vado sulla nave, prendo il tuo cugino, lo porto qua e poi vediamo se la tua versione coincide con quella sua. Ora dimmi, che cosa pensi di meritarti se non è divorzio, eh? Nessuna obiezione, se ho commesso una colpa. Distendiamoci delicatamente sul tavolo.
sala nuziale e abbandoniamoci ai piaceri di Afrodite. Ehi, hey, che piada! Ai piaceri della sass? Sì, piada! Ai piaceri della carne? Ma, per me sembra più piada che la marito e moglie tutto a posto! Sì, bello qui di mamma, eh? Vabbè! Ave! 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 Ave mezz'ora che te ne chi! Vabbè, ora poi se torno! E se non torni è meglio, vado! Io! Ma sta sempre male! Adesso vado da Alcmen e dopo per incanto scomparirò! Poi,
più un bregasco come gli segni e poi... A son fare! Tutti d'accordo, voglio minacci, per ingannare noi povere donne indifese! Oh, oh, cucina! Mi disse l'uomo! Mi hai offeso terribilmente! Voi uomini, che ci affannate per le vostre guerre! Voi donne, rovina dell'umanità! I femmine cantate! Non meritano niente! Guardate me, per esempio! Adriana? Oh, ma che fate? Lei prima che ti faccia operare! Ancora! Aspetta! Sì, sì, con te! Magari, Daniele, vedi che non ci riesci niente, pagliata! Sta che puttone! Ehi, bellezza stratosferica, che sarei io? Guarda che non abbiamo niente da mangiare per la casa. Hai sbagliato l'indirizzo. E il numero? Ma questo è facile, no? Ogni lavoro è sempre una cosa che si può aiuta! Questo deve essere tutto uno scherzo di quel tinto de Sosia! Sosia, dove sei che ti devo ammazzare? Casugno, chi c'è? L'avevo sempre con mia! Vieni qua che devo aprire quella testa per vedere che cosa c'è dentro! Vieni, fermo, fermo, vieni, vieni! Fermo, senti, senti, c'è un risposto! Fermo, fermo, lastro, lastro, lastro! Fermo! Sto per partorire! Fermo, non mi puoi dire proprio lastro! Fin da piccolo facevo una levatrice! Alcmena, non potevi scegliere il momento migliore per partorire! Alcmena, devi partorire! Alcmena! Oh, ora ammazza tutti! Fermati, anfitrione! Sono Giove. Mi sono preso gioco di te. E tu lo sai come siamo di divinità. Ci prendiamo sempre il gioco degli umani, no? Ho messo incinta anch'io tua moglie. Ero io. E prendevo le tue sembianze. Non ti arrabbiare, dai. Che tu un po'. Dai, non ti preoccupare. Tua moglie partorirà oggi due figli. Il primo Ercole è figlio mio. Il secondo, Mingherlino, è figlio tuo. Non te la prendere, dai. Un po' di corna in più, in meno. Lo sai come siamo fatte le divinità? No. Siamo ancora ai tempi greci. Io l'ho detto a Plauto di non scrivere questa commedia parlando di divinità greche. I latini possono permettersi tutto. Noi no. Cornuto. Giove. Signore me, fu Giove. Ma dico, è giusto che gli dèi si prendano il gioco di noi mortali così, come se fossimo niente. Io, Anfitrione, il grande guerriero, il grande capitano, il grande condottiero, addirittura il vincitore del cancro d'oro. Ma che vincitore del cancro sono! Oh, povera me, ma cosa è capitato alla mia padrona? Mentre partoriva e invocava gli dèi, una voce grida: Alcmena, gli dèi ti sono propizi. La mia padrona ha sgravedato tre gemelli. Uno, peggio, un bustato, 100 kg. Ci segno! La mia padrona ha partorito due gemelli. Uno sano, robusto e pieno di vita. E ben dotato. Poi mi dai il numero, eh? Tutto sporco sono, tutto sporco sono! Tutto sporco sono! Tutto sporco sono! Tutto sporco! L'altro più mingherlino, 300 grammi. Ma non per questo! È tutto suo padre! E anche il figlio tuo! Come vedete, ognuno ha i propri problemi. E alcuni anche le proprie! Anfitrione, sai che ti dico? Su tutta questa storia
Mettiamoci una pietra sopra. E anzi, per questa volta, ma solo per questa volta dico, mettiamoci una pietra di sopra e che non si ripeta mai, mai più. Vada, vada! I primi anni in cui abbiamo portato il teatro classico qui a Palazzolo ci preoccupavamo di dare delle particolari modernità e di essere un po' fuori luogo. Visto l'esperienza di tutti questi 10 anni di Palazzolo, ho visto che ognuno portava anche un linguaggio giovanile, un linguaggio attuale, immediato, che potesse essere anche un incontro tra il mondo classico e la realtà. Ecco perché abbiamo rivisitato quest'anno in modo particolare, aggiungendo delle modernità, qualcosa che viviamo nella nostra quotidianità, al mondo classico, ma rimanendo fedeli a quello che forse un po' oggi è il tema del doppio, il tema della diversità, magari il tema in cui uno non si riconosce più in se stesso. Questo è stato possibile grazie a questi ragazzi, che sono stati veramente favolosi, in gamba, disponibili, facciamo un grande applauso. Grazie alla tutor, Nieni, Stefania e la Giglia, a chi ha fatto l'assistenza alla regia, Elisabetta Motta, e poi alla grande voglia di fare anche questa attività, che, a cui diamo anche la parola, che è il nostro dirigente scolastico. Venga, preside. Un grande applauso al nostro preside. Io non mi aspettavo veramente oggi di vedere una cosa così bella, trovo che sia veramente originale. C'è una forte aderenza al testo, però una grossa modernizzazione, poi avete visto il pubblico come ha partecipato. Complimenti veramente da parte di tutti. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci.